Negli episodi che andranno in onda la settimana prossima, la figlia di Raimundo subirà numerosi abusi in carcere. La famosa serie televisiva di origini iberiche Il Segreto continua ad appassionare il pubblico. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche giorno, Emilia Ulloa, a causa del potente e pericoloso generale Simon Perez de Ayala, si troverà in una bruttissima situazione per aver collaborato con la foga del cognato Nicolas Ortuño. Dopo essere finita in prigione con il marito, la figlia di Raimundo verrà violentata numerose volte dagli scagnozzi del padre del defunto Dos Caras. La locandiera, una volta tornata in libertà, non avrà il coraggio di confessare al marito e agli altri membri della sua famiglia di aver subito degli abusi durante la reclusione in carcere. Emilia violentata dalle guardie in carcere, Alfonso sospetta della moglie. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani avranno la possibilità di seguire la settimana prossima ci rivelano che Simon Perez de Ayala metterà in atto la sua vendetta dopo la scomparsa di Nicolas Ortuño, l'assassino di suo figlio. Dopo essere stati arrestati, il generale farà vivere momenti di terrore puro ad Emilia e Alfonso per costringerli a rivelargli dove si nasconde il vedovo di Mariana. I genitori di Maria subiranno dei terribili abusi, dato che Emilia sarà addirittura violentata dalle guardie, mentre Alfonso verrà picchiato a sangue fino a perdere completamente la vista a causa delle percosse ricevute. In seguito Raimundo farà credere al padre di Dos Caras che Nicolas si è rifugiato in Portogallo. Dopo tante sofferenze i Castaneda verranno scagionati. Emilia e Alfonso riabbracceranno i loro cari, ma non riusciranno ad essere felici come un tempo. Nello specifico, la locandiera, non riuscendo a confessare al marito le violenze subite per non procurargli un'altra sofferenza, lo indurrà a sospettare di aver ricevuto un trattamento migliore del suo in prigione. La morte del generale de Ayala, i genitori di Matias lasciano Puente Viejo. Successivamente il colonnello de Ayala, dopo essere stato arrestato per aver abusato del suo potere, ritornerà a Puente Viejo. A quel punto Emilia si eserciterà nel lancio dei coltelli grazie a Tiburcio per dare inizio alla sua vendetta. Nel frattempo Alfonso verrà a sapere dal responsabile delle sue torture che sua moglie è stata violentata in carcere. Dopo aver scoperto la tremenda verità, il locandiere si alleerà con la consorte per uccidere il loro nemico. Per riuscire nel loro intento i Castaneda chiederanno a Fede di narcotizzare gli uomini di Perez durante un appuntamento con il malvagio uomo. A gran sorpresa il generale minaccerà Emilia e Alfonso nel cuore della notte e ad avere la peggio sarà lui stesso. La figlia di Raimundo, con l'aiuto del marito, metterà fine all'esistenza del generale. I due coniugi, per non avere ulteriori problemi con la giustizia, abbandoneranno Puente Viejo con la complicità di Fernando Mesia. Durante il viaggio Emilia lascerà senza parole il marito, dato che gli rivelerà che il bambino che aspetta è il frutto del tremendo abuso subito in prigione.